Salve a tutte ragazze, dopo diverse settimane finalmente sto girando nuovi video. Mi dovete scusare innanzitutto per il capello pazzo, ma per la mia assenza, ma come vi ho spiegato sia su Facebook che su Instagram, perché comunque mi trovate su tutti i miei social, diciamo, sto prendendo YouTube come un hobby, quindi non giro video frequentemente come facevo prima. Vi ho spiegato comunque che non avendo un riscontro, non mi va, diciamo, di chiudermi in casa la domenica, che è il mio unico giorno libero. Preferisco uscire con gli amici, col mio ragazzo, insomma, fare i cazzi miei. Scusatemi, scusate il termine, perché con tutto che non ho questo grande editing, su YouTube, eccetera, eccetera, però girare video e comunque è comunque. Ci vuole tempo, non è che giri un video così. Io so, la domenica quando giro video stavo fino alle 8 di sera a girare video. E comunque, cioè, non è per voi, vi ripeto, perché se guardate questo video è perché comunque mi seguite e vi fa piacere vedermi, ma è una cosa proprio mia che onestamente non mi va più. E nulla, in questo video vi volevo mostrare alcune cose che ho ricevuto un mese fa, tipo, e non vi ho ancora mostrato qui su YouTube. In particolare, molte ragazze mi hanno chiesto di questa collana, anche le ragazze del gruppo di MAC, che MAC Italian fanpage su Facebook, e volevano sapere dove l'avessi presa. Il sito si chiama DressGirl, è uno dei siti cinesi secondo me migliori perché la roba che hanno è carina e costa poco. Questa collana, ad esempio, è stupenda. Vi lascio comunque giù nell'info box tutti i link inerenti ai prodotti che vi vado a mostrare. È davvero molto bella e costa qualche dollaro, davvero molto molto carina, fa un bellissimo effetto. Poi ho questo vestitino qui. Cioè, io lo metto a maglietta, però in realtà è un vestito molto molto carino, costa davvero pochissimo, tipo 4-5 dollari. E poi vi volevo mostrare dei pennelli che sto utilizzando tantissimo. È vero, rispetto a prima, nelle foto anche che vi posto mi vedete con trucchi davvero molto molto naturali, ma con il caldo sto optando, diciamo, per questi trucchi molto leggeri e con, diciamo, dei rossetti particolari. Rossetto che mi vedete, se qualcuna di voi è interessata, è il Just Peachy di Wet n Wild. E vabbè, solo oggi ho messo un po' di eyeliner, ma poi vado solo di mascara perché ho trovato il mascara della mia vita, che per chi mi segue su Instagram lo sa, è il mascara della Divage Italy, che fa davvero questo mascara che si chiama Your Lashes, è davvero fenomenale. Io non ho ciglia, tralasciando che mi sono cresciute con il trattamento Grande Lash, che consiglio davvero a tutte, per chi mi segue su Instagram ma anche su Facebook potete andare a cercare nelle foto questo trattamento, oppure ho fatto anche il video, al limite ve lo linko qui sotto, dove vi parlo di questo trattamento e devo dire che ha funzionato, veramente mi sono cresciute le ciglia, infatti le ciglia finte le metto davvero pochissimo, sono molto molto più forti e sto andando giù di mascara. Il mio amato è questo qua della Divage, infatti quando finirà io devo o lo compro su internet oppure devo trovare uno store dalle mie parti, non lo so se comprerò sul loro sito perché è davvero fantastico. È un mascara che all'interno sia delle fibre, quindi ha proprietà sia volumizzanti che allunganti, ma anche un particelle praticamente che favoriscono la crescita delle ciglia, cioè davvero il top. E niente, vi volevo tenere aggiornati un pochettino sulla mia routine make-upposa, però vi voglio far vedere, non mi voglio perdere in chiacchiere, questi pennelli qua che io avevo visto anche ad altri youtuber ed sono della marca Mainz. Io, diciamo, ce li ho questi pennelli qua con il manico nero, però che avevo comprato su eBay, tipo, per pochi euro. Li ho visti a molte youtuber questi pennelli qua, presa dal fatto comunque che sono rosa, hanno questo packaging, diciamo, accattivante, li ho voluti prendere. Poi i pennelli non sono mai abbastanza e quindi ho ordinato questo set di pennelli qui, che non mi ricordo quanto costa, ma costa davvero pochissimo. Tenete conto che il mio budget era di 25 dollari e ho preso la collana, il vestitino, i pennelli e un altro set di pennelli che ho qui interno, sempre
sempre rosa, che ho pagato davvero una miseria. Cioè, tutti i pennelli che all'interno c'erano, aspettate che li conto, 1, 2, 3, 4, 5 pennelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pennelli costavano 2 dollari e qualcosa, davvero pochissimo e sono molto molto validi. Comunque vi voglio mostrare prima questi qua, sono 5 pennelli che io utilizzo, devo dire la verità, per tutto. Questo qui lo utilizzo un po' per il contouring o per il blush. Sono davvero belli fitti, cicciotti, non perdono peli e sono molto molto morbidi. Il mio preferito in assoluto che sto strautilizzando è questo qui, perché nel set vecchio che ho con il packaging nero, appunto, questo qui da correttore è veramente enorme, mentre, come potete notare, la forma che ha questo qui, fatta tipo a bocciolo, è più piccolino e quindi mi permette di lavorare benissimo il correttore e lo sto davvero adorando. È il mio pennello preferito e l'ho utilizzato anche per truccare delle ragazze, insomma, che ho truccato in questo periodo per dei matrimoni, veramente eccezionale. Poi sto utilizzando questo qui per il fondotinta, per la BB Cream, molto molto buono, assomiglia moltissimo al pennello che ho della Real Technique del set viso, ha proprio la stessa forma, molto molto buono, compatto, bello. Poi questo qui, questo qua fatto tagliato così, tipo flat, lo sto utilizzando per la cipria, per metterla su tutto il viso, perché essendo bello compatto mi dà anche una maggiore coprenza, perché comunque non sto utilizzando più, dato il periodo dei fondotinta molto pesanti o quant'altro, utilizzo una BB cream oppure un prodotto della Max Factor, che in realtà sarebbe, si chiama Luminizer. Su alcune foto su Instagram ve l'ho taggato. In realtà è una crema contorno occhi colorata, però io la utilizzo per tutto il viso ed è quella che mi vedete su. È davvero molto leggera e la utilizzo davvero su tutto il viso e mi piace l'effetto. Infatti credo che la ricomprerò perché secondo me per l'estate, anche se è un prodotto cremoso, è molto molto buono perché è leggero. E niente, questo pennello qui. E per ultimo vi faccio vedere quest'altro pennello che è leggermente più cicciottino e lo utilizzo per il blush. Insomma, è un altro pennello che si può utilizzare per diversi usi, pure per la cipria, per fissare, diciamo, il contouring, insomma. La utilizzo davvero per tutto e mi sto trovando divinamente con questi pennelli. E finalmente sono miei. Li vedevo da altre youtuber. Ho detto no, li voglio provare perché tutte quante ne parlano bene. Li ho visti sul sito e me li sono voluti prendere. E poi vi faccio vedere la scoperta che sono questi pennellini che io quando li ho visti, onesta, non gli ho dato manco una lira. Cioè, perché comunque a vederli, diciamo, non è che danno tutta questa sicurezza. E se sono sempre della stessa marca, Mange, perché poi c'era per completare il set viso, c'erano quei classici pennelli che io tengo, ne ho due set, sempre uno col bianco e l'altro col nero, quindi per non prendere tre set uguali, quei classici pennelli che sono i dupe dei Sigma praticamente, per evitare di ripetermi ancora una volta, ho voluto provare questo set di pennellini qua. E sono 7 pennelli, come potete vedere. E vi arrivano tutti in una bustina ed è proprio un set praticamente e costa 2,05 dollari, 2,06 dollari, non ricordo onestamente. E c'è un pennellino da ombretto con le setole bianche, che io poi i pennelli con le setole bianche li adoro perché si puliscono più facilmente rispetto agli altri. Non so perché, ma scusate se ogni tanto tremo, ma ho trovato un aggeggio per mettere l'iPhone sopra il computer. Cioè, sono una massa, raga. Tenevo sto robo, ho detto vabbè, proviamolo. E proprio lo appizzo dentro sopra il coso dello schermo del portatile e funziona. Poi tengo la mia cover con la vodka che vi ho pubblicato, che è più doppia e più stabile. No, raga, veramente è uscito un servizio a sistema. Comunque,
Comunque, un pennellino da ombretto, quest'altro pennellino qui più piccolino, vedete? Da labbra, pure per sfumare, da precisione, diciamo, nella piega qualche ombrettino, uno da sfumatura, vedete? Sempre con le setole bianche che io adoro. Un pennello da sfumatura più ampia, che sto strautilizzando, sia di questo set qui, sia del set che mi hanno mandato. Aspettate, ve lo faccio rivedere. In IMA Brush, l'ultimo video che ho pubblicato, vi mostro questi pennelli che sono fantastici. Questo lo adoro, ad esempio, che è un dupe proprio di un pennello della Sigma. E ultimamente sto utilizzando questi pennelli da sfumatura più ampia perché, come vi dicevo, non mi sto truccando tantissimo e metto soltanto un po' di marroncino nella piega e niente più. Poi quest'altro pennello qui da labbra, che ha le setole nere, molto molto buono e morbido. Quest'altro qui dritto, che io utilizzo per fare il contouring al naso o per applicare il correttore più chiaro o il correttore più scuro. E poi un altro pennello leggermente più grande da occhi, vedete? Più ampio, io lo utilizzo principalmente per applicare magari su tutta la palpebra un ombretto color crema per fare il classico trucco pin-up. E devo dire, mi ci sto trovando divinamente con questi pennellini, costano veramente una miseria. È il primo sito che ho notato che ha questi tipi di pennelli, perché tutti i siti hanno il set occhi inerenti a questo set qua. E ve li straconsiglio. Come vi ho già detto all'inizio del video, vi lascio giù nell'info box tutti i link dei prodotti che mi vedete indossata. Questa è la maglia, vedete? Molto 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 carina, particolare. L'ho presa 3XL perché ho detto vabbè, lo metto a vestito, però le cinesine hanno comunque un fisico diverso dal nostro, cioè non hanno seno, non hanno culo, no, povere Dio, ma è così, e quindi mi va troppo corto e cioè non è il caso onestamente, e quindi lo metto a maglia. Infatti volevo portarla a tagliare perché è lunga, giustamente, per farlo a maglia. Io faccio tutto un sistema per metterlo a maglia, però vado su dalla sarta e me la faccio fare perché comunque mi piace molto come magliettina, è particolare. E c'era di vari colori, c'era il nero, c'era il rosso, c'era bianca, mi pare davvero carina. E ragazze, questo è quanto. Vi volevo mostrare un pochettino questi prodottini qui, che comunque non vi ho mostrato nel dettaglio. Vi ho fatto vedere solo la foto, ma poi non ve ne ho parlato, dato che molti di voi mi hanno chiesto per questa collana, mi hanno chiesto un pochettino di questi pennellini qua. Ho deciso di farvi il video. E adesso penso di girare qualche altro video che ho un pochettino di tempo, così riempio un pochettino il canale. Al limite questa settimana vi carico questo e le prossime settimane vedrò di caricarvi qualche altra cosa, anche perché parto, quindi sono una settimana fuori e vado dai miei amici a Cattolica, quindi non ci sarò, e quindi vi caricherò qualche altro video per tenervi compagnia. E niente ragazzuole, vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao.